Il convegno si conclude con una prova per anziani di categoria G su Torpicchio Bibo. C'è Vincenzo D'Alessandro Junior, mezzo meccanico che prende velocità. Zephyr YSL su Torpicchio Bibo che si accoda in seconda posizione. Poi Tullio Griff, che ha all'interno Universal Game, Universal in terza posizione e Tullio Griffi in quarta. Si sistemano in questo modo dopo circa 250 metri di gara. A dettare il ritmo è la favorita Zephyr YSL, che precede Torpicchio Bibo, poi Universal Game LF e Tullio Griff. Primo quarto in 32, tiene buon ritmo la femmina da Majestic Son, mentre per linee esterne c'è Sabato Di Vincenzo con Tuono Caff, che però subisce l'anticipo di Tullio Griff, anzi di Universal Game LF. È Universal Game che va a gravitare ai lati di Torpicchio Bibo e quindi rende la scia a Tuono Caff. Poi Tullio, giro di pista in 1 e 2. Zephyr Wise, Torpicchio a guide lente. A largo Universal Game, 17,7 il chilometro, allungato decisa Zephyr Wise L, sembra uno scatto risolutore. Dalle retrovie si fa vivo Reinhold Alley, prova ad avvicinarsi anche Zingaretti. Nel frattempo Zephyr Wise L ha chiuso definitivamente la partita. Zephyr YSL c'è lotta solo per la seconda moneta con Torpicchio Bibo che cerca di rimanere, di tenere la posizione o di rimanere a galla se volete. Allarga lo scatto di Reinhold Alley, più allarga lo scatto di Zingaretti. Zingaretti e Reinhold vanno sui primi. Zephyr YSL conclude per proprio conto. Zingaretti Griff ritorna sul podio ed è secondo a precedere il numero 8 di Reinhold Alley, quindi arrivo probabile d'ufficioso 4-7-8. Si afferma nel più facile e disarmante dei modi. Zephyr Wiesel è una femmina da Majestic Son e Pepita Griff di proprietà di Paolino Sepe. Massimo Finetti ne è l'allenatore, Vincenzo Luongo l'interprete. Si chiude così il convegno. Arrivederci alla prossima giornata di corse che si terrà mercoledì 18 novembre. Buona serata a tutti e grazie.